Allora vai, dici tutto. Com'è questa esperienza nel fango? È scivolosissimo ed è pieno di mosche. Ah, ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo sulla strada per Lake Ballard. Siamo partiti più o meno verso le 11 da Calgary. Che c'era il sole? Calgary, che c'era il sole. E faceva caldissimo. E adesso c'è giusto un po' di pioggia, ma così. Abbiamo beccato sulla strada grandine. E vabbè, è diventata un'avventura fantastica. Perché già per arrivare a Lake Ballard ci sono 50 km di strada sterrata da Menzies, da dove siamo noi ora. E quindi, come se non bastasse, ora diluvia. Ok, la strada potrebbero chiuderla quando piove. Noi abbiamo chiamato stamattina, la strada non era chiusa. Ora la situazione potrebbe essere cambiata, non lo sappiamo. Sì, non sappiamo cosa fare. E se andiamo lì e continua a piovere, come continuerà a piovere, sì, potremmo rimanere bloccati da quell'altra parte. Quindi non sappiamo ancora se riusciremo a raggiungere sto cavolo di lago. E siamo un po'... arrabbiati, cioè non arrabbiati, però sì, arrabbiati un pochino, sì, perché questa è proprio una deviazione grossa. Cioè abbiamo fatto dalla strada che dovevamo fare seguendo per la Null Harbor Plain 2 ore per Calgary, 2 ore per questa città e altri 50 km su strada sterrata per il lago, che non sappiamo quanto, ci metteremo, perché non sappiamo le condizioni della strada. Vi diciamo nel frattempo che aspettiamo che la pioggia smetta. Che a Calgary, insomma, ci siamo fermati comunque perché c'è la biblioteca con il wifi gratuito dalla quale siamo riusciti a caricare un buon video. E, però ecco, non vi consigliamo di fare questa deviazione se non siete interessati a Lake Ballard, perché non ne vale la pena. Però se la fate a Calgary, fermatevi almeno per una notte, anche perché c'è il campeggio gratuito 24 ore. No, in realtà non è un campeggio, è solo un parcheggio, quindi potete starci se avete il van o il camper, sì. Non se avete le tende, però ci e sono neanche e neanche le station wagon, non potete dormire in macchina. Però ci sono i bagni gratuiti, la zona è buona, insomma è gratis, quindi va bene. In più a Calgary è una città famosa tra virgolette per la miniera, la super pit. Siamo andati a vederla non pagando il tour, semplicemente dall'alto, però è abbastanza... C'è una zona panoramica. E poi un'altra cosa da vedere a Calgary, che insomma è interessante. Praticamente in questi due hotel, che sono pub al pian terreno, praticamente tutti i giorni della settimana, ovviamente venerdì, sabato ce ne ci sono sarà di più, qualcosa di più. Però ci sono le cameriere, le skimpy. Skimpy, che vuol dire che sono in bikini. Ma cioè o in intimo, insomma qualcosa. Cercate su Google skimpy e immaginate che una persona vestita così vi serve da bere al bancone. E questo, io direi, aspettiamo che la pioggia smette. Se smette per davvero, se riusciamo a organizzare questa cosa, andiamo a Lake Ballard. One eternity later. Allora, siamo per strada, stiamo andando alla fine. È uscito il sole, guardate qua. Più che meno, bello. È tutto circondato dalle nuvole, il sole. Però un po' di sole c'è. E no, volevamo farvi vedere un po' la strada, perché ok, è sterrata, però dato che è piovuto, guardate qua. Ci sono cose di questo tipo, fiumi da guardare. In realtà non è terribile come ci aspettavamo la strada. No. 2 hours later. Siamo arrivati, questo dietro di noi è Lake Ballard e ci sono piccoline le statue che adesso andremo a vedere. Facciamo una passeggiata sull'acqua proprio perché appunto, dato che ha piovuto, è tutto allagato. Guardate com'è conciata Vanilla. Ta-da! Bellissima, proprio è un'opera d'arte anche lei. Andiamo a vedere. Thank you.
Mosche. Aspetta, ok. Ok, quindi niente, noi vi salutiamo da Lake Ballard. E boh, alla fine crediamo che la deviazione sia valsa la pena. Sì, è un posto abbastanza magico. Sì. Soprattutto con la pioggia che ci ha dato tantissimo fastidio, ma sì, ha reso questo posto uno specchio grandissimo che riflette il cielo. Molto bello. E niente, boh, valutate voi se vale la pena fare la deviazione nel vostro viaggio. Ancora una volta, secondo noi sì. Ma grazie intanto per aver visto questo video. Non vi è costata nessuna deviazione. Non vi costa niente neanche mettere un bel mi piace e magari lasciarci un commento sulle vostre impressioni. Con le vostre impressioni. Grazie e al prossimo video. Ciao!